E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nell'episodio Sandali con Calzini della Galgenberg. Qua si fa ovviamente sera, ho dovuto un attimo anche studiare a casa cosa sono tutti trigger, oserei dire malefici, perché il Nico con bollini fluorescenti che girano per la farm si trova male, però d'altronde deve anche imparare un attimo com'è tale farm, come funziona, insomma. Quindi dovevo anche spiegarvi un po' ed eccoci qua. Quindi ripeto, intanto finiamo un attimo il discorso fienagione, nel senso finiamo, faccio un paio di giri di campo veloci, poi gli altri probabilmente li farò così dietro le quinte senza farvi vedere 20.000 volte la stessa lavorazione, che lo sapete, insomma, cerco e cercherò sempre di variare un po', ovviamente, e basta. Poi torniamo a casa, che è interessante capire, diciamo, alcuni trigger importanti che serviranno anche, diciamo, per il discorso fienagione, ma anche per il discorso bestiame, perché il silos del high dryer, o come lo chiama, necessita di fieno, se non erro, e cippato. Ho dovuto capire un po' di trigger, dove sono, come funzionano, cosa fanno. Ci sono delle ottime animazioni, quindi questa mappa si sta, come dire, sempre rivelando e svelando come una fra le migliori mappe finora uscite. Magari in tanti mi chiedete dove posso andare, che mappa posso scegliere. Mi sento di consigliare fra le prime 5, proprio senza nessun problema, senza ombra di dubbio, questa Galgenberg. Dopo, come al solito, c'è il fattore piace o non piace, nel senso, può non piacere l'ambientazione, lo stile, i lavori che ci sono dietro, però fidatevi che se volete una mappa, diciamo, qui trigger, qui contro trigger, fidatevi che merita veramente tanto. Ma l'avete vista nel map tour e poi la vedrete adesso come serie Sandali con Calzini. Quindi, insomma, cari ragazzi miei, non è che ve la schivate così facilmente, insomma, ecco. E di nuovo a casa per sistemare un attimo il discorso fienagione completamente, perché va sistemato questo discorso. Vediamo se riusciamo a partire con l'Unimog. Devo fare anche una piccola modifica, magari tolgo le sponde, non so neanche io, perché così mi troverei meglio. Ma sì, dai, cari ragazzi, abbiamo tolto un po' di sponde senza problemi, quindi meglio così. Adesso magari, senza tirar giù il capannone, usciamo, che continua a cercare l'inversore, ma in realtà con alcuni devo ovviamente sfruttare il manettino delle gambe. E intanto andiamo, c'è una new entry dedicata proprio per... ma io premo la pressione, continua a dirmi... vabbè, scoperto l'arcano, che a mettere la extra gears, di l'extra marce, succede che parte sempre con 6 o più marce attaccate, quindi fa, diciamo, come dire, il suo lavoro, ma di default dovrebbe essere a 0, non a più 6 o più 12. Comunque, vabbè, mi dimentico sempre. Poi, non avendo gli add, cosa succede? Che vabbè, ci siamo capiti, ragazzi. Vediamo se qua tutto funziona. No, sono ancora distante, quindi perfetto. Dovremmo esserci, credo. Sì, dai, sufficientemente. L'idraulica lì spero non sia un problema. Intanto attacchiamo tutto quanto e dovremo farcela, perché anche, come dire, ma ti bello Bondai, ma non muragno quello lì, vabbè. E direi che forse possiamo anche partire finalmente. Siamo qua col Pottinger Faro mod di Agrar Design Austria, molto intrigante, molto interessante come mod, molto carine, molto valide erano anche quelle di DR Modding, però la sua serie era Pottinger molto più grandi, lì 40-65, adesso non ricordo esattamente le varie nomenclature, però
fidatevi che erano un po' troppo grandi per quello che mi serviva, e anche questo in realtà siamo quasi al limite, insomma, perché la zona lì è particolare, ci sarà anche addirittura una curva un po' losca da fare in contropendenza, difatti sfidiamo le leggi dell'off-road e boh, insomma, l'unica comunque grandissima mappa, cari miei ragazzi. Veramente ho trovato delle chicche che appunto poi vi mostrerò a casa, di come poter comprare anche ad esempio fieno, paglia e tutto quanto, ma stoccarlo, se, insomma, veramente una cosa eccezionale. Io qua spero di essere giusto, vediamo se sono io che ho la strada. Ero io, dicevo, che avevo la strada occupata, quindi diamo la precedenza, ma mi era anche venuto il dubbio di aver sbagliato strada, perché ogni tanto capita anche questo. Però con la scusa andiamo a vedere altre strade, con la scusa, perché sennò facciamo sempre le solite, anche se facevo meglio ovviamente andare dall'altra. Comunque poco male, vediamo anche un po' la mappa, così con la scusa che il nonno sbaglia strada vedete cose ulteriori che potrebbero interessarvi, insomma, e anch'io, insomma, esploro un po' la mappa, ecco, già che ci sono, così arriveremo lì al campo tramite una stradina che sembrava più che altro quasi una strada da fare a piedi, però visto che arriva anche a delle abitazioni, quindi eventualmente uno poteva anche arrivarci con dei mezzi, presumo, della macchina, visto l'ingombro, si è giustamente fermato. Vediamo, insomma, tanto qua è più, come dire, una strada, e la distruggo ben sta strada, secondo me, però non ditelo a nessuno, dai, tanto siamo un po' abusivi di notte, già lì c'è un altro unimo, chissà perché. Vediamo se ce la fa, tanto siamo scarichi e vuoti, sicuramente qua, a parte un po' di, ripeto, off-road, che oggi sarà giornata, dovremo riuscire a salire. L'idea appunto è di andare a raccogliere l'erba, non sono nemmeno stato lì a fare andane con andanatori eccetera, per tempo e voglia, ve lo dico, come dire, in tutta sincerità, ma soprattutto il tempo più che la voglia, perché volevo arrivare a fare questo carico e mostrarvi un po' di trigger a casa, perché può essere interessante e magari anche voi volete partire con questa mappa. E una delle cose più fastidiose, secondo me, di partire con una mappa è non conoscere tutte le sue funzionalità, quindi diventa una cosa un po' magari particolare. Allora è meglio che vi spieghi quel poco che ho capito, che magari per qualcun altro potrebbe essere anche tanto, non lo so. Quindi facciamo questo carico e poi magari la volta prossima, mi auguro, verrà anche giorno, perché qua se no iniziamo a lavorare veramente di notte. Intanto io entro dal campo qua perché vorrei fare il giro anti-orario per salvare, diciamo, la pelle su una curva strana, che non so se siamo ai limiti, diciamo, proprio della sicurezza, però vabbè. Allora intanto accendiamo magari anche un po' di fanaleria ulteriore dietro, direi di abbassare il pick up e vedere se parte, ma teoricamente è già partito, quindi vediamo anche un po' dall'esterno, dovrebbe funzionare, perfetto, quando saremo pieni lo scopriremo. Intanto iniziamo, insomma, con il raccogliere queste andane, perché ripeto, non vedo l'ora di portarle a casa, che vi mostro appunto alcuni trigger. Quindi vediamo di fare un po' di pienagione formato carro da carico, che sono cose che vorrei dire non faccio mai, in effetti è vero, è rarissimo vedermi in pienagione, in aratura, e quindi diamo un po' una svolta e andiamo a fare anche cose che il nonno di solito, non dico che evita, perché in parte è vero, ma a volte non gli servono. Cioè, la ratura cerco sempre di schivarmela magari con ripuntatori o cose del genere, ma più che altro magari con un coltivatore, dopo
il campo mi è tutto marrangio. Pienagione ne faccio poca perché di solito non ho bestiame e quindi è presto fatto, insomma, il conto, ecco. Qua, ecco, è quella che temevo, diciamo, che insomma non è proprio estrema la cosa, ma non è nemmeno troppo semplice. Quindi direi di attenzione, tenere una marcia inserita, sperare di riuscirci a non ribaltarsi. Il carro da carico dietro è ancora abbastanza scarico, in effetti, e quindi questa curva qua del diavolo, vorrei dire, speriamo di riuscire a farla. Intanto raccoglierò le altre andane, ecco, perché insomma non è una cosa semplice. L'altro giorno, appunto, c'era anche un commento, volevo commentare, del caro Nicola Schio, che mi diceva di tenere la falciatrice a monte piuttosto che a valle o viceversa. Lì, con quelle, secondo me, essendo tutte piatte, diciamo il verso di percorrenza nell'andare fuori o dentro da sto campo, credo, ne discuterò anche con te, insomma, quando ci sentiremo in vocale magari sul server abbonati, secondo me dovrebbe essere fattibile, insomma, andare da una parte all'altra. Già con questo, sinceramente, fare quella curva lì, oserei pensare che insomma era un po' rischio, ecco. Poi ho visto far cose anche peggiori, però diciamo, ecco, che mi tengo beneficio del dubbio, insomma, ecco. D'altronde, per una curva del genere, cosa faccio? Prendo un Reform o comunque un Lindner o qualcosa del genere, mi sembra un po' troppo esagerato, e quindi l'abbiamo schivata, non ci siamo ribaltati, ci fidiamo della fisica di farming e bam, basta, insomma, ecco. Ed eccoci praticamente giunti a casa. Vi ricordo che con la luna piena va fuori ai matti, quindi ricordatevelo, magari anche il nonno Nixon non lo si sa, però guardatevi intorno quando andate in giro e c'è luna piena sul calendario, non, insomma, fidatevi del nonno. Vabbè, qua c'è praticamente tutta la creme della creme di questa mappa, che vi mostro ad esempio adesso, sperando di sistemarmi in maniera consona. Infatti il nonno adesso butta fuori la testa dall'Unimog, che se lo comprava senza scarico era meglio, perché avete già capito. Vediamo di fare un paio di manovre di quelle giuste, sperando di non... Ok, no, non dovrebbe succedere nulla. Quindi, attenzione che sono già sotto troppo. No, dai, forse sono a posto. Vediamo se poi tutto funziona, perché magari non è detto. Comunque qua togliete appunto il telo. Magari avanzo un attimo per raddrizzarmi meglio, quindi retro, per avvicinarmi soprattutto, perché mi sembra di essere distante. E teoricamente dovrebbe succedere che si può far scarica qui. E vediamo la magia, quindi tasto I, ecco qua che voi scaricate praticamente tutta l'erba e qua viene aspirata. Quindi, cari ragazzi, prima cosa da sapere è questa. Adesso vi porto a scoprire magari anche gli altri trigger. E questa era una prima cosa da sapere. Adesso vediamo magari velocemente gli altri trigger. Quindi capannone, entriamo, ci sarà un po' di rumore, più new entry. Qua, come vedete, ecco qua l'erbetta. Adesso scendiamo dalla scala, saltando indietro, che vabbè. R, punti catena di produzione high drying, quindi ho sistemato dell'erba e per prova, questa solo per prova, cippato che va qua dentro in questa tramogia, altrimenti non si capiva. Prodotti in uscita, noi facciamo attiva, del fieno che poi praticamente venite, cioè qua potreste anche scaricare da voi stessi altro fieno, se non erro. E in più qua lo potete, vi faccio vedere il punto, sia comprarlo, e non è che dovete per forza riempire tutto, potete anche partire con, vedete, con piccoli tranci, diciamo, ecco, fino ad arrivare al riempimento totale. E qua potete inserire, ma poi tirar fuori, in pratica, sia fieno che paglia. Quindi molto molto interessante questa cosa.
prossimamente, con calma, vedremo anche il discorso stalla, che non è banale, non è per nulla banale. E anche qua avete praticamente la zona di carico e scarico, qua non mi ricordo, ok, mangime minerale, sì, e avete la possibilità di scaricarlo dal silo o di caricarlo, quindi potreste anche acquistare voi quello che vi serve senza dover per forza farlo come abbiamo fatto oggi. Quindi secondo me è una cosa molto molto intrigante, però intanto piccola infarinatura sui trigger, poi con calma li vedremo uno alla volta. E detto questo, come al solito vi saluto e vi ringrazio, ovviamente iscrivetevi se volete seguire la serie, restare aggiornati, abbonatevi se volete che il canale sopravviva. Fai bravi, ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!